Il libro in chiesta dal titolo Sara, la ragazza di Avetrana, edito da Fandango, è scritto a quattro mani da due giornalisti scrittori, la tarantina Flavia Piccinni e il molisano Carmine Gazzanni, è stato al centro del penultimo appuntamento con l'angolo della conversazione, la rassegna letteraria dello Yachting Club, organizzata con il sostegno della BCC di San Marzano e il patrocinio del Comune di Taranto, si è soffermata così sul delitto della quindicenne di Avetrana del 26 agosto 2010, il caso di cronaca nera che negli ultimi 10 anni più di tutti ha sconvolto l'Italia. Nel loro volume Piccinni e Gazzanni scandagliano la vicenda tra interrogatori, processo, testimonianze e dubbi, giungendo ad una verità diversa rispetto a quella giudiziaria che ha indicato come colpevoli del crimine Sabrina Misseri e Cosima Serrano, entrambe condannate all'ergastolo. Il libro contiene anche materiale inedito, oltre a una lunga lettera che Michele Misseri ha scritto dal carcere ai due autori, in cui ribadisce la sua colpevolezza e racconta la sua infanzia. Volevamo fondamentalmente andare a raccontare una vicenda con 10 anni di distanza per comprendere l'essenza di una storia che è stata presentata da tutti i media, di cui tutti siamo convinti di sapere ogni cosa, ma che in realtà nella sua realtà processuale, soprattutto nei documenti e ancora di più nella verità dei vari protagonisti, è completamente differente. Quindi abbiamo cercato di fondere insieme lo stile dell'inchiesta con quello della narrativa. Noi crediamo che se il nostro diritto penale ci dice che una sentenza di condanna, per essere appunto tale, deve andare oltre ogni ragionevole dubbio, qui non si è andato oltre ogni ragionevole dubbio. Siamo convinti che ci siano appunto dei buchi, che non sono stati colmati, e questo giustifica il fatto che è stato presentato un ricorso, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dai legali, di Sabrina Misseri e Cosima Serrano, che è stato dichiarato ammissibile. Il libro, dedicato alla memoria di Sara, presto sbarcherà anche in TV, ceduti infatti i diritti per la realizzazione di una serie televisiva con regia di Pippo Mezzapesa e di un documentario diretto da Christian Letruria e scritto proprio da Piccinni e Gazzanni. L'incontro è stato moderato dal giornalista Angelo Caputo, sul palco presente anche l'avvocato Nicola Marsaglia, difensore di Sabrina Misseri.